Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TG del Levante International Film Festival. Al terzo giorno non solo proiezioni ma approfondimenti con workshop che si concentreranno sugli aspetti didattici e interattivi del fare cinema. Il servizio a cura di Roberta Favià. Il Levante International Film Festival è anche didattica. 4 workshop per approfondire nuovi aspetti del mondo della pellicola. Si parte domani con Make-up That Special Art. Roberto Mestroni, docente dell'Accademia Europea degli Effetti Speciali di Carlo Rambaldi, svelerà tutti i trucchi utilizzati nel mondo del cinema. Tecnologia e animazione 3D targata DreamWorks Animation. Il 12 novembre Gary Lee, Kyle Jefferson e Charlie Colin Walters condurranno il pubblico attraverso la creazione di un film d'animazione, sul set cinematografico, con la macchina fotografica insieme al maestro polacco Jaroslav Zoda. Il workshop The Magic Eye, in programma il 13 novembre, approfondirà l'importanza decisiva dell'immagine come veicolo di narrazione. My Face, My Art, il 14 novembre al Fortino Sant'Antonio, con l'attrice e pedagogista Giorgina Cantalini. Con lei si potranno conoscere gli elementi chiave del metodo Starsberg, creazione della realtà e personalizzazione delle circostanze. Per iscriversi, www.levantefilmfest.com. Si apre oggi la rassegna My Brother Gorilla con la partecipazione della ricercatrice del WWF, Chloe Cipolletta. Nel pomeriggio al Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Bari, un seminario a cui interverrà l'antropologa Shelley Masi. L'ha incontrata per noi Donato Massimo Sisto. Vorrei farvi conoscere i gorilla, in particolare i gorilla di pianura occidentale che studio e farvi capire perché è importante proteggerli, perché sono degli animali così carismatici da attirare l'attenzione internazionale come appunto per l'anno del gorilla quest'anno, e perché bisogna proteggerli, perché sono minacciati e perché sono così belli anche. Com'è nata la mia passione per il gorilla? È veramente una bella domanda, perché era il mio sogno da quando ero piccolissima. Odiavo le scimmie, ma verso gli 8 anni ho visto un documentario sui gorilla di montagna, dove ho visto due gorilla di montagna che osservavano un camaleonte, e nel momento in cui mi sono soffermata a vederlo sono rimasta estasiata dal fatto che un animale potesse osservare un altro animale. E da lì mi sono innamorata dei gorilla, avevo questo sogno nel cassetto, non avrei mai pensato di poter realizzare, soprattutto in Italia, e invece sono stata fortunatissima. Proseguono le proiezioni dei film in concorso e non. Si incrementano gli appuntamenti focali del festival. Al via il seminario sul cinema indipendente di Joshua Marston. Queste e altre anticipazioni sulla giornata di domani nel servizio di Luciana Guglielmi. Quarto giorno per il Levante International Film Festival. Alla Facoltà di Scienze della Comunicazione e dal Fortino Sant'Antonio di Bari, proiezioni di film non in concorso e fuori concorso. Tra gli altri, The Secret of Oz ed il pluripremiato Ateo Tecto du Mundo. Ancora, alla Sala Miura di Bari, il seminario Independent New York Cinema, a cura di Joshua Marston, con la proiezione del suo Maria Full of Grace. Roberto Mestroni si occuperà invece del workshop Make Up That Special Art presso Villa Camilla. Nel pomeriggio spazio alla competizione, nelle 4 location Bari, Locorotondo, Turi, Grottaglie, proiezione delle pellicole in concorso per le latitudini più diverse, Italia, Uruguay, USA, Gran Bretagna, Spagna, Taiwan e Romania. Chiuderà la serata Apocalypse on Wheels, del rumeno Alexandru Solomon. Questo era l'ultimo servizio di oggi. Vi aspettiamo domani con una nuova edizione e vi invitiamo a visitare il sito www.levantefilmfest.com per consultare il calendario degli eventi e le informazioni riguardanti il festival. Vi auguro buon proseguimento di giornata.